Fabrizio Frizzi, ti vogliamo bene, questo è per te. For the show, free to get ready now, go, let's go, now don't you stay for my blue suede shoes. Ma adesso, per la prossima scommessa, non credo ai miei occhi. Hai un amico in me, un grande amico in me. Ed ora sto venendo a casa vostra. Ufficialmente buonasera, benvenuti all'edizione numero 62, o almeno al 62esimo anno di Miss Italia. Saluta, saluta. Ecco, molto onorevole, piccolo vaso cinese. Buongiorno. Venga, volo. Hai un amico in me, più di un amico. Domani un altro giorno. Francamente, me ne infischio. Fabrizio, lo dico? Che ci hanno messo la sedia più bassa per far vedere che io sono, per equilibrare un pochino le altezze. Ma no, per far vedere che nella vita si cresce. Più di un amico in me. Deborah Caprioglio alla volta buona per parlare appunto di Fabrizio. Grazie di essere venuta, grazie. Sei arrivata con la canzone di Fedez. Storia bella di Fedez. Storia bella. Perché la vostra storia lavorativa è stata molto bella ed è arrivata proprio come un ciclone in televisione. Sì. Perché tu hai battezzato un Fabrizio Frizzi attore. Allora, partendo dal nome, lasciatemelo, Fabrizio, partiamo proprio dalla prima lettera che è la F. F come fiction. E Deborah Caprioglio era la protagonista femminile con Fabrizio Frizzi. Guardiamoli. C'è il detective per quelle foto. Ma gli avevo detto di farlo venire domani, no? Gli dica che non sono venuto. Non è possibile. Che cosa significa non è possibile? Che? Salve. Salve. Ti abbraccio, faccio finta che siamo fidanzati. Avvocato, ma che le salta in mente? Ma me l'ha detto lei, faccia finta che siamo fidanzati, ha detto. I fidanzati si baciano, io sono scrupoloso. Ma lo sai che mi piaci quando sei pensieroso? Ti si forma una ruga proprio qui, è molto carina. E magari questa stessa ruga, fra un po' di tempo, ti darà fastidio. Ti ho portato una sorpresa. Un'altra? Perché qual è l'altra sorpresa? L'altra sorpresa sei tu, no? Quando un uomo è così romantico, ho combinato qualcosa o sta per combinarlo? Non so ancora se sarà un maschietto o una femminuccia, ma è già in viaggio e sarà un capolavoro. Ma quanti baci, non lasciamoci più, perché poi, scusate, arrivò anche la seconda serie, sì, no? Sì, sì, abbiamo fatto due serie. Nella prima c'è stata tutta la conoscenza, io facevo il ruolo della detective e lui l'avvocato divorzista, e quindi c'è stato tutto, diciamo, la storia con le varie storie di puntata, i vari casi. E poi la seconda serie, là arriva l'amore per un maschio o per una femminuccia. Sì. Ti ricordi quando eri tu nel letto col pancione? Sì, sai che mi pare che era una, non so, una femminuccia. Comunque, sì, nella seconda serie c'era appunto il matrimonio e la nascita del figlio di queste, comunque. Vediamo. Sentiamo un po'. Allora, avete preparato tutto? Valigia, spazzolino da denti, asciugamani, il pieno di benzina. Sorrisi, porotalco, pannolini. Se non l'avete ancora fatto, datevi una mossa. Ma come parli? Ah, affrettatevi. Bene, meglio così. E sapete perché dovete affrettarvi? Perché? No, adesso glielo chiedo. Perché? Perché mi sono stufato di farvi l'oroscopo. Aspetta, aspetta. Mi sta dicendo il suo nome. Giulio? Giulio.
Allora Giulia. No. E non sento bene, la linea è disturbata. Al momento opportuno non capisci mai. Giù. Giù dal letto, che si è fatto tardi. Devo dire, è commovente rivedere. Questa fiction, Fabrizio era la sua prima fiction che faceva, però era perfettamente a suo agio in questo ruolo, è stato bravissimo sin da subito. E quello che mi ha colpito, io lo conoscevo già Fabrizio perché ero stata ospite a qualche suo programma, però quello che mi ha colpito quando abbiamo iniziato a fare questo lavoro è stata la sua grande umiltà. Il suo mettersi a servizio di una cosa che per lui era nuova ed aveva un grande rispetto per tutti, a cominciare dal regista Vittorio Sindoni, che ricordo con grande affetto, e per tutte le persone che lavoravano con noi. Ma non si arrabbiava mai? Assolutamente, io non l'ho mai visto arrabbiato, assolutamente, eppure comunque è stata una fiction che è durata tanti mesi, perché c'erano tante puntate, quindi girata anche d'estate, con molto caldo, con tutte le difficoltà che ci possono essere, ci vuole molta pazienza, il mondo è un mondo molto di matti, quello del fiction, no? Gira, fa... E lui, devo dire, è sempre molto tranquillo, molto, molto disponibile. Quindi è la B, possiamo dire, B di bravo? È B di bravo, assolutamente, bravissimo. Bravissimo. E poi arriviamo alla R. R potrebbe essere la R di rischio, perché dovete sapere che la signora Caprioli una volta ha mentito. Ha mentito a tutti, cioè una bugia bianca. Una bugia bianca. Perché tu dovevi a un certo punto guidare. Sì. Allora, e tu la patente ce l'hai. Io ho la patente, che peraltro non ho mai usato perché non amo guidare. Continuo nella mia... Però allora diciamo che quando mi hanno proposto questa fiction, siccome il ruolo della detective, una detective che non guida, non è molto credibile, quindi io guido benissimo, ma non era vero. Quindi in realtà poi avevo preso delle altre lezioni di guida per essere pronta. Se non che un giorno dovevamo girare una scena in cui io dovevo, con la mia bella macchina rossa fiammante, parcheggiare, fare con lui dentro. Con lui dentro, quindi un arrivo con lui dentro, quindi insomma una cinquantina di metri, no? E quindi il regista, che sapeva, dice: mi raccomando Deborah, che hai Fabrizio a bordo, devi solo fare 100 metri, metti la freccia, parcheggi, fai scendere Fabrizio. Io dico: non c'è problema. Quindi facciamo questa prima scena. E Fabrizio mi dice: Deborah, ma guidi benissimo, hai fatto il pelo al marciapiede. In realtà non l'avevo fatto. E non è finita, Non è finita. Poi il regista dice: era buona la prima, come buona la prima, facciamone un'altra. No. Dico: non c'è problema. Allora io, che non sapevo mettere la retromarcia, sono scesa dalla macchina e l'ho fatta portare indietro dai tecnici. E che anche lì Fabrizio non capiva, dice: ma scusa, ma perché io... Mi dà, la diva, non posso tornare indietro, facciamo fare. Vabbè, insomma, motore, azione, lì partiamo, eravamo a Porta Pia, no, lo dico perché c'è stata una prima breccia e io ho fatto la seconda, perché nella seconda ripartiamo, il marciapiede famoso, non gli ho fatto il pelo, ma ci sono salita sopra e c'era un bar con tutti i tavolini e io me li sono fatti tutti. Che urlavano, no, lo sponsor delle macchine che piangeva e Fabrizio che urlava: per la prossima datemi un casco. E questo è accaduto, era il 14 agosto, me lo ricordo bene, perché il giorno dopo poi si andava tutti in vacanza per una settimana, e ogni 14 di agosto per un po' di anni Fabrizio mi mandava un messaggio, dice: il ricordo dello scampato pericolo, perché se l'ha ricordato per un bel po'. Deborah, uno avrebbe detto: vabbè, prendo delle lezioni. No, tu continui a non guidare. Questa cosa mi incuriosisce. Continuo, adesso però sono molto chiara. Anche ultimamente ho fatto un film e ho detto: no, non so guidare. E mi hanno messo una controfigura perché non volevo, insomma... Adesso è pubblico che non sai guidare. È pubblico. Tornando al nome di Fabrizio Frizzi, siamo adesso alla I. E I potrebbe essere la I di intonato. Perché... Insomma,
Non era male come cantante. No. Studiava? Sì, oltretutto il fratello di Fabrizio è un grande musicista, Fabio, certo. E quindi insomma diciamo che ce l'hanno un po' in famiglia questo diciamo amore per la musica e questo talento musicale. Cantavate insieme così sul set oppure no? Forse no. Qualche volta, non mi ricordo se c'è qualche scena in cui lui cantava. Sarebbe stato perfetto per Tutti i pazzi per amore, no? Che si cantava sempre. Sì, ma mi pare forse nell'arco dei 2 anni forse una scena in cui lui cantava c'era. Adesso vediamolo intanto, vediamo Fabrizio Frizzi cantante. Yesterday, e cioè ieri, a proporla con affetto insieme a me l'orchestra d'archi diretta dal maestro Fabio Frizzi. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Non credo ai miei occhi. Magic moments, magico è l'amore. Magic moments che ci fa sognare. Fabrizio Frizzi questa sera con Ona un suo sogno potrà entrare nel ruolo di Mieta. Vai. Ancora ti chiamerò trottolino amoroso e tu da da da. Il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi adolerà. Il tuo nome sarà sul cartellone che fa della pubblicità, sulla strada per me, io col naso in su, la testa ci sbatterò, sempre là, sempre tu. Siamo arrivati alla Z, possiamo dire che era zelante? Molto zelante, lui ha fatto, adesso riguardando queste immagini, ha fatto tante belle cose, tantissime lui, è un artista tutto tondo. Sì. E poi arriviamo all'altra I che potrebbe essere iconico, secondo te perché Fabrizio è diventato iconico? La sua risata era iconica? Sì, la sua risata e soprattutto io credo che sempre ognuno diciamo raccoglie quel che semina, no, nella vita, e lui secondo me ha seminato tanta umanità, e il rispetto, è una persona per bene, soprattutto aveva rispetto del prossimo, cosa che insomma che oggi è un po' più rara, anche negli ambienti di lavoro eccetera, però aveva un grande rispetto ed era, e poi invece per quanto riguarda il pubblico era considerato il figlio che tutte le mamme vorrebbero avere, il fratello che tutte le donne vorrebbero avere, era una persona che era entrata nelle famiglie. Beh, lui comunque ha cominciato giovanissimo, noi abbiamo proprio il debutto di Fabrizio Frizzi al programma Il Baratto, non so se l'hai mai visto, lo rivediamo insieme. Via a Roberto e Fabrizio con il collegamento di Marino. Buona, carissimi amici ciao del Barattolo, a tutti. Benvenuti anche quest'oggi al collegamento esterno del Barattolo da Fabrizio Frizzi e Roberta Manfredi. Esatto, e questa settimana da Marino. Che belli questi film di fantascienza, che effetti, mi sono quasi distratto dal fatto che sto sudando 7 camicie, questa è la 7ª che ho sudato per scrivere il mio stupendo copione. Ah, che meraviglia, che fantasia, che penna, parlo di me naturalmente. Ho buttato giù un soggettino per un film d'amore che è una meraviglia, è una cosa stupenda, vi farà venire la pelle d'oro. E adesso, cari bambini, un giochetto un po' difficile, ma tanto carino. Ah, quanto è carino. Si prende un foglio di carta, così come questo, e per ottenere dei pupazzetti come questi qui, vedete che carini che sono, beh, basta ritagliarlo così come faccio io, meglio farlo con la sinistra, per chi non è mancino come me. È sempre più difficile. Si prende dal basso verso l'alto. Ai, che distratto. La prossima settimana cercherò di farvene uno un po' più semplice perché... No, vabbè. Ti offro un caffè, Deborah, vuoi? Ma questo essere fanciullo lui l'ha portato sempre dentro di sé ed è questo che lo rendeva un po' speciale, no? E anche perché, un po' originale, è originale perché è quello che forse dovremmo fare un po' tutti, cioè portarsi dentro un po' il bambino che è in noi. Devo dire che lui lo faceva straordinariamente bene. E allora il nostro racconto su Fabrizio può terminare proprio con la Odi originale, perché lui in tutti questi anni di televisione, avete visto il suo debutto fino alla fine, ha sempre lavorato come se fosse appunto l'amico di famiglia, il figlio
che ogni mamma vorrebbe. E tra l'altro sui social oggi insomma ci sono stati tanti ricordi proprio di Fabrizio Frizzi, e vorrei partire da quello dell'amica Antonella Clerici. È stato bellissimo questa foto che ha messo Antonella con Fabrizio Frizzi e Carlo Conti dicendo: ricordo quella giornata di sorrisi quando ancora c'era una speranza, sono passati 6 anni ma sei sempre dentro di noi. E tra l'altro con questa foto ha messo una canzone bellissima di Rama, Ovunque sarai. Ed è proprio così. Eh sì. Ciao Fabrizio. Deborah, grazie, grazie di questo ricordo. E Fabrizio Frizzi, insomma, quanti giochi telefonici, no? L'abbiamo visto anche prima col famoso vaso cinese che faceva finta ogni volta di farlo cadere. Quindi se hai voglia magari insieme andiamo al gioco e sentiamo le persone a casa che ci hanno chiamato. Andiamo? Volentieri. Andiamo. Allora, questo. Sarà la volta buona, sarà la volta buona, chi vincerà, chi vincerà, chi vincerà. Chiama. Allora, la prima telefonata, sentiamo chi c'è. Pronto? Sì, pronto. Buon pomeriggio, siamo io e Deborah, lei come si chiama? Pronto? Era partito bene. Come ti chiami? Come si chiama? Allora io mi chiamo Bruno e chiamo da Torino. Caro Bruno, allora secondo te Chicco Vincente dove si trova? Ah, quest'oggi dovrebbe essere 4. Aspetta, ha detto quest'oggi Deborah? Sì. Come per dire, magari avete cambiato il Chicco e l'avete messo... Beh, può darsi che... Allora, io lascio Deborah Caprioglio qui al 4, Bruno? Che onore oggi per lei. A tra pochissimo, restate con noi, su Rai 1. Io ci sarò se tu vorrai. Eccoci qui ancora, buon pomeriggio. Eccoci in compagnia qua. C'è Deborah Caprioglio al telefono. Deborah, abbiamo Bruno. Allora Bruno, sicuro il 4? Certamente. Certamente, allora andiamo, tiro, vado. È la volta buona, hai vinto tu, hai vinto tu, hai vinto tu. 100 euro in prodotti Toraldo, Bruno, è andata bene direi. Ha portato fortuna. Grazie. Prego Bruno. Ciao. Ma me li fate salutare, mamma mia. Pronto, chi è? Pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, con chi parliamo? Angela, da dove ci chiami? Da Catania. Da Angela, sei un po' timida oppure sei timida? È timida. Sì, un pochino sì. Allora Angela da Catania, secondo te il Chicco Vincente dove si trova? Perché visto il 4 c'era la tazza di caffè, ma il Chicco non ancora l'abbiamo trovato. Io direi 2. Allora, Chicco numero 2 dove? Deborah che mi sta aiutando, ecco, vediamo un po' io. Cosa c'è. Allora, Non è la volta buona, non vinci tu. Mi dispiace, ciao Angela, ciao. Arrivederci. Ciao. Allora 06 45 78 90 90, questo è il numero per partecipare al nostro gioco telefonico ed oggi, proprio perché c'è qui Deborah, abbiamo ricordato Fabrizio Frizzi che 6 anni fa se ne andava, e un'altra persona che ha lavorato con lui, suo vero amico, il professor Broccoli, e lo vuole ricordare canterino, visto che gli piaceva tanto, e si parte da questo filmato proprio con suo fratello Fabio. 1, 2, 3, 4. Ah, look at all the lonely people. Picks up the rice in the church where our wedding has been. Lives in a dream, it's at the window. Wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? Buon pomeriggio, professor Broccoli. Ciao, Caterina. Ciao, bentornata, bentrovata, bentrovata. Grazie. Dunque, non si comincia mai un discorso con un dunque, però può essere che oggi sia così. Perché? Perché vorrei uscire dalla retorica, non amo la retorica, si sa, però voglio ricordare di Fabrizio, persona e non personaggio, è diverso, persona è una cosa, personaggio è un'altra, è un ragazzo degli anni, parlo al presente, è un ragazzo degli anni 50, nasce nel 58, quindi inevitabilmente Eleanor Rigby, i Beatles, i Rolling Stones,
queste passioni musicali. Prima Caterina, in quel lunghissimo e interessante dibattito sui giovani d'oggi, quei giovani degli anni 50, io faccio parte di quella categoria, sono più anziano di Fabrizio, e noi avevamo dei giocattoli da seguire, degli ideali, che potevano anche essere la canzone, potevano essere i Beatles, i Rolling Stones, ci appassionavamo su queste cose. E questa è una cosa fondamentalmente importante. Avevamo anche delle fidanzate, tante fidanzate, due in particolare. No, ma ci si innamorava sempre di due cose, Beatles o Rolling Stones, Michelle o Girl. Think of all the times I tried so hard to leave her. She would turn to me and start to cry. Girl. Grazie Daniele, grazie. Grazie Filomena. Daniele, Filomena, grazie, grazie anche perché una delle passioni storiche di Fabrizio è questa, i Beatles. Più che i Rolling Stones, i Beatles, quindi la melodia, poi Lennon, McCartney, questi signori che hanno raccontato il mondo. Parlavai prima dell'Inghilterra, no? Dell'Inghilterra, questa nazione storica. E beh, hanno insegnato anche questo, sono diventati baronetti, hanno cambiato il modo di vivere. E con Fabrizio si è cambiato il modo di vivere, abbiamo cambiato noi il modo di vivere. Ci siamo immedesimati in questi giovani, portavamo i capelli lunghi, amava i capelli lunghi, l'avete visto all'inizio, capellone. Ma tantissimi, prof, Afrotalco. A Black Power addirittura, al potere nero, quello che era negli anni 60. E poi c'è stata questa lunga gavetta, Fabrizio, come chi vi sta parlando, come me, nascono queste radio private, le televisioni private. Siamo negli anni 70 e Fabrizio le percorre tutte. Prima, sono tutte finite, guardate. Questa è Radio Antenna Musica, RAM. No, ma che foto, prof! Dai, sono carino con la cravatta. Tu non si vestisti una volta così, sì, eh? Guarda. Sì, prof, saresti bene. Ho conservato tutto. Volendo lo posso fare. Ho anche le giacche con i pettoni larghi. Ma cioè, tu hai un bel fisico, non ti buttare giù. No, lo posso fare. Dai, diciamo così. Guarda, no, d'accordo. Sei d'accordo? Sì. Pure la Gabriolio, professore, quando ti ricapita. Ma ci conosciamo da qualche tempo. Direi, abbiamo fatto cose insieme. Quindi, vabbè. Però al di là di questo che interessa a pochi, la cosa che ho fatto con lei. Invece voglio parlare di Fabrizio. Fabrizio, che nelle televisioni private non esistono più. Ragazzi, un microfono messo lì, una telecamera che ti dicono continua a parlare, tanto poi ti riprendiamo lo stesso, il camera andava via. Queste sono quelle cose che hanno formato e che ci hanno formato obiettivamente, perché siamo diventati un'altra cosa. Poi l'incontro con un signore, lui, guardatelo, è Michele Guardì, deve apparire, incontra Michele Guardì e che succede? Rita, la moglie di Michele, gli dice, Michele sta cercando. Guardi, la moglie di Michele Guardì, scusa, Rita dalla Chiesa, pensavo. No, Rita, la moglie di Michele, Rita Michele Calabro. Si chiama Rita, va bene. Rita, gli dice, lui stava cercando un conduttore per Europa Europa. Certo. E Rita Calabro, la moglie di Guardì, gli dice, guarda, c'è un ragazzo, lui non lo conosceva, e Michele fa queste cose, c'è un ragazzo che è molto bravo, faceva tandem, queste trasmissioni per i ragazzi. Lo chiama, Guardì, chiama Frizzi, e gli dice, lei ha lo smoking? Eccolo, no, ma che domande sono? È molto semplice, lei da domani deve condurre Europa Europa e se lo porta Europa Europa, quindi dai programmi per ragazzi lo porta direttamente in prima serata con Elisabetta Gardini. Raccomandato dalla moglie, questa cosa è bellissima, segnalato, no? Segnalato. Perché piaceva, perché stupendo, Fabrizio ha questa dote, quella che dicevi tu Deborah prima, entra, passa, buca. Va dall'altra parte, sembra che sia seduto con te. Abbiamo qualcosa di Europa Europa? No. No, Europa Europa non abbiamo nulla perché ci sono tante cose da fare, però voglio ricordare un'altra cosa. Dopodiché approda ai fatti vostri, trasmissione storica, la sigla di chi è? Fabio Frizzi, la sigla. Del fratello, cioè, del fratello. Vedete come poi a me piace raccontare queste cose che tornano tutte quante insieme, no? Ancora in onda, è stato per 20 anni, vedete?
Che bella questa fotografia, i due fratelli, visto che prima parlavi di due fratelli che non si parlano più. Prendete esempio da loro due. Prendete esempio Beh, da però loro nessuno due. Ha dato del razzista all'altro, ecco. Ho capito, ho capito. Dettagli, dettagli. Riapriamo questa polemica antica. Con cosa chiudiamo, professore? 1997, con me, ha fatto delle serate meravigliose sui Beatles, la sua passione storica. Per cui mi piace ricordare come si prepara con Fabio e manda in onda Yesterday, la canzone dello ieri. Ieri non è nostalgia, io mi arrabbio quando mi dicono nostalgico. Ieri vuol dire sapere ieri per vivere l'oggi e pensare al domani. Yesterday, è Fabrizio che la canta. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday, why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Che bella! Vedi, sempre fuori di retorica, perché poi a volte se ne dicono tante e bisogna anche credere nelle cose che uno dice normalmente, se no si fa altra cosa. Una serata bellissima fu questa del 97, perché facemmo venire tutti i sosia dei Beatles e loro, Fabrizio e Fabio, si divertivano a creare con loro questa colonna sonora che ha portato a essere noi quello che siamo oggi. Lo vorrei salutare in una maniera. C'è in Piazza Grande, trasmissione di Guardì, lui faceva staffetta con Giancarlo Magalli. C'è una canzone che abbiamo mandato in onda una volta, è diventata, come si dice, Fabrizio D'Alessio, è diventata virale, vediamola. Virale, è perché è lui che ci saluta tutti quanti e ci dice ciao ragazzi, ciao. Una canzone di Celentano, scritta per la generazione, la nostra generazione, che salutandoci ha creato comunque qualcosa. Grazie, ciao professore. Ragazzi, ciao. Grazie a Gabor Brioglio. Vediamo allora questa canzone che divenne virale. Ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Voglio dirvi che. Voglio dirvi che. Che vorrei per me grandi braccia perché finalmente potrei abbracciare tutti voi. E dico ciao amici miei. E voi con me direte ciao.